Buonasera a tutti ragazzi, sono Claudio, sono un interista albanese, sono qua perché sono per finire il partito di Champions League tra delle squadre italiane e non solo. Non buone notizie per le squadre italiane perché purtroppo la Juve ha perso contro il PSG. Io la partita tra Juve e PSG l'ho vista tutta, quindi sono in grado di commentare questo pretension. Invece l'altra partita del Milan contro Salisburgo, qui è finita 1-1, non l'ho vista, quindi però commenteremo insieme anche quella partita lì. Che dire tra PSG e Juve? È finita 2-1 per il PSG. Che dire per questa partita qua? È stata veramente una partita buona da parte della Juve, nonostante che nel primo tempo Juve ha sofferto soprattutto l'inizio del primo tempo, perché il PSG veramente è partita a razzo e ha segnato già 1-2 gol con Mbappé, veramente scatenato nel primo tempo, veramente un gol più bello dell'altro. C'è anche da dire che, nonostante che il PSG veramente tante stelle in campo, partendo da Mbappé, Neymar e Messi, non mi ha impressionato stasera, anche se prima della partita ero convinto che Juve faceva una buona partita, e così è stato. Purtroppo non è riuscito a pareggiare, nonostante un ottimo secondo tempo, perché nel primo tempo Juve è stata molto assente, diciamo. Però nel secondo tempo mi è piaciuta Juve, perché comunque ha tenuto bene il campo, non si è molto sbilanciata, ha avuto occasioni per fare il 2-2, ma così non è stato, purtroppo anche grazie ai miracoli della Roma. Mi è piaciuto molto il portiere Hugo Perin, perché ha fatto dei miracoli, ogni giorno Perin sta migliorando di brutto, quindi come secondo portiere, anzi, Perin potrebbe fare sicuramente anche il primo portiere Hugo. Purtroppo PSG ogni volta che attacca è pericolosissimo, lo sappiamo, è un attacco mondiale, quindi ci sta che Perin ha Parigi contro PSG. Quindi veramente io non faccio altro che fare i complimenti alla Juve, nonostante che ha perso Parigi, però il giro è ancora lungo, ci sta a perdere Parigi. È stato, diciamo, una buona Juve in generale, perché nel secondo tempo secondo me meritava il pareggio. Devo anche segnalare un arbitro veramente veramente pro PSG, perché Neymar è scandaloso ogni volta che si butta a terra, sembra che l'hanno data la pistola in testa, ma così non è, sempre un truffatore che si butta sempre, mamma mia. Mi dà una rabbia Neymar che guarda. Io, nonostante che sono interista, mi è dispiaciuto per stasera con la Juve, perché avevo anche scommesso il pareggio della Juve, così purtroppo per amici miei juventini non è stato, niente. Staremo a vedere cosa fa Juve nelle altre partite di Champions. Comunque, dopo le prime partite di Champions abbiamo il PSG e il Genoa da Juve con 3 punti e Juve a 0, purtroppo. E abbiamo anche il Benfica che ha vinto con Maccabi Haifa. Quindi Juve deve rincorrere già, ma come sappiamo il girone è ancora lungo, perché come me la Juve con il Benfica se la può giocare sicuramente per il secondo posto. Che io vedo veramente il PSG, nonostante che non mi è piaciuto stasera, perché ho visto un PSG troppo Mbappé dipendente. Se non c'era Mbappé, PSG non combinava niente, perché Messi non ha fatto niente di che, un po' Neymar, un po' si è visto Vitinho, che mi è piaciuto, però Reverratti sempre i soliti giochetti, Hakimi ex Inter non so, non mi è piaciuto tanto neanche lui. Non mi sembra PSG che giochi, diciamo, un buon gioco di squadra fino adesso, magari cambierà, ma fino adesso non mi è sembrato un PSG così fortissimo. Ha tanti attaccanti mondiali che poi sono partiti l'uno tra l'altro. Invece l'altra partita di Champions League tra Salisburgo e Milan è finita 1-1. Diciamo che non è un buon risultato per il Milan, perché mi aspettavo che vincesse, così purtroppo non è stato. Il Salisburgo è andato prima in vantaggio e dopo il Milan è riuscito a pareggiare con Sacco Marquez. Calcolando anche l'altra partita tra Dinamo Zagabria e il Chelsea, che è finita 1-0 per Dinamo Zagabria, clamoroso, per me è un inizio un po' amaro per Milan, perché adesso oltre al Chelsea che avrà 0 punti, che darà la vita per vincere contro il Milan, non solo, avrà anche Dinamo Zagabria che lotterà per arrivare al secondo. Quindi che dire, veramente un centro già scoppiettante.
Cosa pensate voi della Juve? Se voi meritava il pareggio o no? E ditemi voi riguardo al giro del Milan. Buona Champions a tutti. Domani c'è la mia Inter contro il Bayern. Non dico niente, ho veramente paura. Spero solo di una cosa, di vedere Onana in campo. Sarà così, la vedremo domani. Buona serata a tutti. Viva il calcio sportivo e viva il calcio italiano. Ciao!